celare un'esplosione ormonale. Vai con faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, pronto a ricevere il sole. Anima in pace, quando tutto tace, è la libertà che mi vuole, è la libertà che mi vuole. Dimenticare il sonno, il riposo, e sono ridotto a schiavo indecoroso, in un gioco di occhi, di forse, di coraggio, il gioco d'amore del mese di maggio. E allora vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, pronto a ricevere il sole. Anima in pace, quando tutto tace, è la libertà che mi vuole, è la libertà che mi vuole, che mi vuole. La mattina mi ci vuole una foto incollata sul viso per salvare l'apparenza che non inganna, sono stato evidente da cambiare programma. Carlo Chicco per Radio Popolare in questo speciale dedicato a Sud Wave 2021, la versione invernale del noto contest Arezzo Wave, che è tornata finalmente in presenza dopo un paio di anni, un'edizione particolare che ha creato un ponte tra la Francia e l'Italia. I 700 anni di Dante al centro dell'attenzione, ma anche il ricordo del grande Ricketts, della banda Bardot. Il festival si è aperto il 15 dicembre con il live di Cordio a Parigi. Io, insomma, l'ho raggiunto, gli ho chiesto un po' le sue impressioni su questa performance molto particolare. Ciao Cordio, come stai? Bene, ciao, molto bene, grazie. Tu come stai? Bene, bene, molto molto bene. Tra l'altro stavo ricordandomi che l'ultima volta che ci siamo visti proprio a Sud Wave, se non sbaglio, prima del lockdown ovviamente. E, sì. Invece quest'anno è un'esperienza bellissima perché questo ponte, no, che ha creato Sud Wave, Arezzo Wave, tra l'Italia e la Francia, è toccato a te aprire il Festival 2021, no? E, ecco, com'è stato suonare a Parigi? Ma guarda, è stata un'esperienza molto molto particolare, diversa, perché l'Istituto Italiano di Cultura ospita, cioè diciamo è seguito da un pubblico parigino, quindi io non sapevo cosa aspettarmi, se italiani all'estero o se proprio persone del luogo. In realtà il presidente dell'istituto mi diceva che ci sono un po' di parigini interessati alla musica italiana dopo l'opera, diciamo, okay, dall'opera in poi. Okay. Perché, ma tu dove hai suonato? Perché, insomma, l'Istituto Italiano di Cultura, proprio all'interno, okay, ha questa sala con un pianoforte a coda, Fazioli, molto, molto bello, uh-huh, dei posti a sedere, molto intima come situazione. Niente, è stato, ti dicevo, diverso, perché io poi sono uno che parla tanto, cioè io sono quello che a scuola, per farti un esempio, studiavo un po' e poi cercavo di puntare tutto sulla retorica. quindi io per prendere 8 dovevo fare un po' il manipolatore, l'affabulatore, scusami, no, l'affabulatore. Quindi per me è stato un po', io questa cosa poi un po' la vivo, sai, quando faccio i concerti mi piace raccontare, far immergere le persone prima della canzone, no? Anche attraverso magari qualche racconto. Non ho fatto niente di tutto ciò, ho imparato una presentazione in francese e poi praticamente non ho parlato, quindi ho dovuto studiare veramente, perché però no, vabbè, è stato bello, è stato molto bello. La risposta del pubblico? Ma in realtà mega positiva, cioè io a un certo punto, essendo i parigini molto silenziosi, sì, sì, che è un silenzio pieno però di, come dire, di attenzione, io però a un certo punto ho detto si stanno addormentando, perché ho fatto comunque
piano e voce, quindi sai, pianoforte e voce, cioè io per prepararmi ho visto i concerti di Baglioni, che credo che sia il più grande cantautore che fa il piano e voce in Italia, ma i suoi concerti piano e voce lui è logorroico, cioè ma lui ti racconta tutto il giorno in cui ha comprato il suo primo pianoforte. Quindi ho detto niente, li ho persi, cioè stanno dormendo. Poi in realtà il concerto è finito con un lunghissimo applauso. Ho visto tra l'altro che le persone insomma mi riprendevano durante le performance, quindi credo bene, dai, credo bene. Ho visto anche qualche feedback poi sulla pagina dell'istituto di francesi che commentavano che si erano divertiti. Quindi, sono molto contento. Hai suonato anche mezzamela? Certo, okay. Assolutamente. Magari un giorno troverai un uomo che collega il cuore con la testa, con una linea retta, non si confonde mai, che sa stirare bene le camicie, sopporta le tue amiche, ti porta dove vuoi. E poi ti passa a prendere ogni sera, ti invita fuori a cena e riesce a farti ridere, ma non ti fa mai piangere. Magari un giorno incontrerai un uomo che sa fare il nodo alla cravatta, una bella faccia ti porterà alle Hawaii, un tipo che sta bene tutto l'anno, capace con il tango e con i massaggi thai, che quando sente la tristezza si infila ad una festa per non buttare lacrime, per non sembrare fragile. Tu ti sentirai più bella, andrai a ballare senza trucco, sembrerai contento, ti addormenterai col dubbio che quello che volevi è buffo, ma ero proprio io, ero proprio io. Magari un giorno riderai con uno che va a lavorare in bicicletta, non tocca sigaretta e piace tanto ai tuoi, e tutte le domeniche si impegna, va in macchina in montagna e ti porta su con lui, un istruttore di ginnastica attento con i pasti, capace di decidere che lampadario prendere. Tu ti sentirai più bello, andrai alle feste senza trucco, sembrerai contento, ti addormenterai col dubbio che quello che volevi è stupido, però ero io, sempre il cellulare rotto, vado a letto con il piede storto, mezza mela dentro al frigo vuoto, mi addormento e mi risveglio solo, ma da sola tu puoi starci poco, che qualcuno arriva prima o dopo, eppure non sai innamorarti proprio di un uomo che non sono io. Dalla performance a Parigi, il festival si è spostato sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo, in cui il primo ospite è stato proprio Elio, che è venuto a ritirare un premio molto speciale, e, un premio fedeltà, perché sono state proiettate praticamente le immagini della prima performance di Elio e le Storie Tese nel noto festival toscano, e effettivamente è apparso un Elio giovanissimo, irriconoscibile quasi, ma la cosa più divertente è stata proprio la consegna del premio, questo piede a terra che Elio si immaginava fosse un appartamento in città, ma in verità era soltanto un calco del suo piede, che è stato preso proprio in diretta, e ovviamente non sono mancate le gag. Con Elio a Sudwave, un nuovo premio che va a suggellare questo forte attaccamento dei fans alla band, che ne pensi? Penso che quando si arriva alla terza età iniziano i premi, e sono iniziati infatti. Qual è il quid in più che ha creato la band di culto che è tutt'oggi Elio e le Storie Tese, che ha attaccato fortemente i ragazzi, ma dai più giovani a quelli come me, insomma, in una certa età, alla band senza lasciarli mai? Non lo so, penso, diciamo, posso ipotizzare che noi ci siamo posti come obiettivo il divertimento personale, che poi ha coinciso con il divertimento di tanta altra gente, però ci siamo sempre divertiti, soprattutto noi. Ecco, si parla di Dante in questa edizione, Dante Rock, è stato definito rock Dante per il suo essere rivoluzionario, probabilmente un legame tra te e Dante, la ricerca linguistica probabilmente. Ecco, però parlando di rivoluzione, no? Ad essere rivoluzionari oggi cosa bisognerebbe fare a livello musicale? Rivoluzionari oggi a livello musicale bisognerebbe suonare bene,
quello diventerebbe rivoluzionario subito e basta. Ok, se Dante fosse ancora vivo, fosse qui con noi, sì, sarebbe un cantante, un produttore, a parte scrivere ovviamente, ma ascolterebbe i Maneskin, cosa farebbe? Non lo so, però certamente lui nella sua epoca si esprimeva nella forma che per lui era evidentemente più congeniale, ecco, per cui cercherebbe all'interno delle varie forme che si sono create nei secoli la forma più congeniale per lui, forse è ancora la poetica, non so, anche se i poeti oggi non è che siano molto, molto in voga, è un grandissimo errore, però purtroppo è la realtà. I cantautori sono quasi dei poeti ormai. Non esageriamo adesso. No, alcuni sì, però non... diciamo che le vette toccate da gente come Dante e i suoi colleghi dell'epoca mi sembra che non siano quasi più state toccate, non certo diciamo negli ultimi anni, ecco. E che li lavi il viso, sì, ogni sudiciume quindi stinghe. L'alba vinceva l'ora mattutina e fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Speciale su Wave, è stato lanciato un ulteriore contest in parallelo a quello dedicato alle band emergenti, ovvero portare in musica i versi di Dante. Moltissimi hanno partecipato, dagli emergenti a nomi noti della scena italiana. Ne è venuto fuori un vinile disegnato da Luca Ralli, appunto Dante Rock, dove troviamo la partecipazione di chi ha vinto il contest tra gli emergenti, ovvero Golconda, ma ci sono anche le composizioni di appunto Roberto Fabriciani con Elio, che abbiamo ascoltato poco fa, Paolo Benvenue, a Casa del Vento, ci sono i Mau Mau, i Modena City Ramblers, ci sono insomma Finaz, Nudo della banda Bardot, insomma tantissimi amici. Il claim era, è appunto Dante Rock, un Dante Rock perché è considerato rivoluzionario per il suo uso della dialettica, ma non solo, quindi il concetto di rivoluzione è stato poi al centro delle chiacchierate fatte con i vari musicisti. Ecco, questo è l'intervento del maestro Fabriciani che si è esibito con il brano Visioni di Dante insieme con Elio. Maestro Fabriciani è in duo con Elio, il duo delle meraviglie, no? Voi avete già collaborato insieme, ma com'è nata questa collaborazione legata a Dante Rock? Beh, Dante Rock è una conseguenza della nostra lunghissima collaborazione, ormai più che ventennale, e è stata un po' la somma anche di tutto quello che abbiamo fatto. Se siamo arrivati a fare una rappresentazione della Divina Commedia in pochi minuti, così diciamo che c'è stato un percorso precedentemente molto, molto impegnativo. E io ho cercato di sottolineare, di accentuare un po' l'interpretazione originalissima di Elio, che ha dato appunto di queste terzine del primo canto dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, e cercando di rivestire la sua voce con una grande quantità di colori, che dall'oscurità dell'inferno attraverso il purgatorio va a rivedere la luce, quindi un'orchestrazione molto scura e profonda all'inizio per poi salire verso il cielo, diciamo. E questo è stato molto impegnativo perché l'orchestrazione intanto è tutta fatta di suoni acustici, quindi con strumenti che ne sono stati usati una grande orchestra sinfonica vera e propria. Allora, effettivamente è stato molto difficile, molto particolare effettivamente tradurre, no? A portare in musica quello che è il verbo di Dante. La prima performance l'abbiamo vista in apertura del festival, così anche improvvisata sul palco nel primo giorno quando vi siete presentati insieme, e oggi invece la performance è stata ecco, diversa a distanza. Com'è stato suonare con il video? Beh, naturalmente il video era già preparato da tempo, invece la performance che abbiamo fatto, sì, all'istante era una sorta di improvvisazione, come spesso accade
anche, è accaduto anche nei nostri concerti, di fare una grande parte improvvisativa, e questo, l'improvvisazione fa parte del nostro mestiere, perché anche nella musica classica, anzi soprattutto nella musica classica, perché molti pensano che l'improvvisazione c'è nel jazz, nella musica pop, diciamo, invece la storia dice il contrario, viene dalla musica classica, perché si è sempre improvvisato nella musica classica. Basti pensare alla musica barocca, che il basso continuo, l'armonizzazione è sempre fatta all'istante, quindi c'è già, le cadenze venivano improvvisate dagli esecutori, quindi l'improvvisazione nella musica classica è una prassi ormai veramente acquisita da sempre. Ecco, è stato veramente strano vedervi anche insieme sul palco, a parte le collaborazioni che lei mi stava raccontando, ma effettivamente siamo due mondi distanti, no? La musica classica da una parte e il pop, tra virgolette, dall'altra. Invece in verità poi vi ho visto proprio in sintonia sul palco. Assolutamente, io proprio personalmente, che ho, diciamo, frequentato tutte le situazioni della musica, dalla più sperimentale, mm-hmm, alla quale io sono legato da sempre, al pop stesso, e già suono uno strumento che è popolarissimo, che si presta, canta, sostituisce la voce umana sia nell'opera lirica ma anche nel pop, in tutte le situazioni. Quindi è uno strumento eterogeneo che si presta a qualsiasi cosa. Io ho frequentato tutte le situazioni della musica, anche perché ho sempre sostenuto che la musica è una sola, e al limite si può fare una distinzione, scusami, tra musica buona e meno buona. Ma la musica cattiva di fatto non esiste, perché la musica non ha mai fatto male a nessuno. C'è una musica minore con la M minuscola e una musica con la M maiuscola. La vera distinzione è questa: non ci sono i settori della musica pop o quello o quell'altro, perché anche la musica classica ha usato nei secoli la musica pop, assolutamente. Quindi la musica è una sola, e per mio conto quella di qualità. Subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque para llegar a la playa. La cumbia empieza sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del bareque, del alegre pescador. Pescador. Habla con la luna, el pescador. Habla con la playa, el pescador. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador. Habla con la luna, el pescador. Habla con la playa, el pescador. No tiene fortuna, solo su atarraya. Sud Wave 2021 con il patron Mauro Valenti, è un festival importante, perché non soltanto perché siamo tornati in presenza con tantissimo pubblico, ma perché c'è tanta carne al fuoco, nel senso che ci sono vari claim: 700 anni di Dante, c'è il ricordo di Enriquez, ma l'impegno del festival a supportare le produzioni toscane, ma non solo, italiane potrei dire, ed esportarle in giro per l'Europa. Quest'anno c'è la Francia, che cosa mi dici? Sì, non solo produzione toscana, perché quest'anno tra gli 11 gruppi non c'è il gruppo che ha vinto le selezioni della Toscana, ma ci sono tantissimi bravi gruppi, tra i quali Anna Bassi, che sarà poi a rappresentare l'Italia, e Arezzo Wave a Parigi il prossimo gennaio, che viene dal Veneto, anche se di origini nigeriane, e tantissimi colori che forma la musica in questo mondo. Ieri abbiamo avuto i Cacao Mental, e quindi dal Perù alle periferie di Milano. Oggi abbiamo Lisbona con Marigno, e poi una serata che è unica, perché
Arezzo Wave spesso, scusa, ho detto Arezzo Wave, ma insomma Sud Wave, che è il figlioletto di Arezzo Wave, è abbastanza diciamo originale nelle sue cose. Quindi stasera ci sarà una notte delle chitarre con tre amici soprattutto, ma anche tre virtuosi come Francesco Monetti dei Modena City Ramblers, poi Finaz della banda Bardot e Riccardo Nori, la spalla da più di 20 anni di Jovanotti. Quindi questi sono momenti che presentiamo la musica, la finale dei migliori gruppi nazionali di Arezzo Wave, dicevamo prima, e soprattutto anche incontri anche divertenti, penso, no? Perché ieri abbiamo dato a Elio, che è venuto qua proprio votato come il miglior artista di tutti ad Arezzo Wave dall'inizio, dal 1900, insomma, lontanissimo, e che ha avuto la fortuna di avere un piadater Arezzo, un piadater che però si è rivelato un'impronta sul cemento del suo piede, e quindi insomma la chiave era della teca, non è stato proprio un appartamento in una città storica della Toscana, ma insomma è rimasto soddisfatto. Stessa cosa accadrà domani a un altro amico del festival, che è Claudio Trotta, uno dei ultimi, diciamo, moicani, di quelli che organizzano grandi concerti come Bruce Springsteen, CDC, Ben Harper, che però sono indipendenti, fuori dalle logiche delle grandi strutture, diciamo, multinazionali come le Nation, eccetera. Quindi saremo a parlare di tante cose, ma soprattutto domani, questo sembra secondario, ma per una radio che è attenta a tutti i particolari, domani è il giorno in cui ci si incontra nel nostro plenum. Sapete che stanno leggendo il Presidente della Repubblica fa poco, ma ci sarà anche l'incontro di tutti i responsabili di Arezzo Wave Italia, quindi tutte le regioni italiane saranno qui rappresentate dal responsabile che dà anima e sangue per poter trovare il miglior gruppo che poi si spera diventi quello che insomma sarà famoso. Siamo partiti da Parigi, Concordio, per ritornare finalmente ad Arezzo. C'è anche un bellissimo vinile di mezzo, no? Dante Rock. Ma sai che si è fatto questo vinile dopo l'ultimo vinile che si è fatto di Arezzo Wave? Mi sembra che era del 91, del 92, cioè, e poi quest'anno abbiamo detto facciamo Dante Rock, facciamo un concorso tra tutti i giovani, cerchiamo di far amare Dante invece che quando si era al liceo, proprio aiuto, perché insomma era complicato, no? Avere 18 anni, 20, 17, quello che, e studiarsele tutti. Invece che c'è stato proprio un grande coinvolgimento. Domani c'è il vincitore, che questo Golconda, parla velocissimo, lo sentirete. Ah, il disco, ragazzi, si farà un concorso, chi lo vuole è gratuito perché non è in vendita, ne abbiamo fatti tanti, ma, e poi ci saranno gli artisti famosi che hanno sposato quest'idea. Noi buttiamo delle idee e poi abbiamo tanti amici in Italia, quindi vengono, e vengono gratuitamente, vengono col sorriso, quindi questa è una cosa che vuol dire si è fatto qualcosa di bello. E quindi anche loro, Petra Magoni, Mau Mau, Modena City Ramblers, Elio con Roberto Fabriciani, che è uno dei massimi esponenti delle musiche attuali, no? Di quella che è la musica classica una volta e adesso contemporanea, ma insomma nei grandi teatri del mondo. E poi ho perso qualcuno, Paolo Benvenu, Casa del Vento. Quindi domani saranno tutti qui a far sentire cosa loro hanno pensato di fare con delle parole prese dalle terzine della Divina Commedia, di altro. Quindi il disco, il vinile e la soddisfazione di farlo girare. Cosa fondamentale anche per una questione anche di amicizia, perché resterà nel nostro cuore per sempre, festival dedicato al grande Enriquez. Guarda, lui, porca troia, mi gira proprio le scatole che non ci sia, perché lui è più che un amico, perché ti dico, lui è stato ad Arezzo Wave tantissime volte, lui era l'anima della banda Bardot. Domani ci sono anche Nuto, Finaz c'è anche stasera, insomma è senz'altro con noi in questo momento, sono sicuro. E comunque devo dire che era veramente grande, ma non solo come cantante, come trascinatore, come paroliere, ma proprio come persona. Io l'ho portato nella scuola elementare qui a fare un evento, insomma, si faceva un giornalino, si chiamava Elementare Vox Watson, e ho detto a Enriquez, dico dai vieni che si fa qualcosa. Lui è venuto col Monetti, con Francesco, si sono messi a suonare, qualsiasi cosa c'era da fare e lui era presente, proprio un cuore esagerato. Quindi questo disco, è vero, abbiamo preso il cavallo di Troia di Dante, quindi abbiamo usato tutto questo per poi alla fine dire
e insomma ci manchi tanto, Enriquez, però insomma ci sei sempre. Ecco, questo è un momento importante per il festival, da chi ci ha partecipato da tanti anni, è come se fosse sempre un nuovo inizio, no? Sembra che stia ripartendo tutto quanto. Che cosa vedi nel futuro di Arezzo Wave o Sud Wave? Ma guarda, nel futuro di tutti noi qui che siamo amanti di questo che si fa senza... Cioè non è che si fa per i soldi, no? Si sa bene che si fa perché ci piace sta storia, quindi adesso siamo un po' fuori mondo, però vedo che questo concorso che facciamo in tutta Italia dovrebbe avere più forza, più dignità e più considerazione. Vedo che quello che si porta all'estero è apprezzato, vedo che abbiamo tutta una serie di carte per giocarsi quello che per noi è fondamentale, che è cercare di aiutare i ragazzi che suonano a trovarsi un mestiere artistico, dargli qualche piccolo consiglio, dargli una spinta e forse anche un trampolino per poterli in qualche modo aiutare a fare un passo in più. Quindi insomma niente di pretenzioso in modo esagerato, però facciamo quello che facciamo con tutta la forza, con tutta la passione, grazie anche a tutti quelli che sono con noi. Mauro Valenti, Sud Wave 2021, grazie, buon lavoro. Ciao ragazzi.
avrete capito che la puntata è una lunga chiacchierata fatta un po' con gli artisti protagonisti di questa nuova edizione di Sud Wave, e ovviamente il commento sonoro è proprio il loro. Ascoltiamo la voce di Francesco Monetti dei Modena City Ramblers, quello che, insomma, che tutti quanti abbiamo definito per anni il nostro Brian May, che tra l'altro si è esibito sul palco del Teatro Petrarca in una performance molto particolare nella seconda giornata, con tre chitarre addirittura insieme con Finaz della banda Bardot e Riccardo Nori, chitarrista storico di Jovanotti. Francesco, in rappresentanza dei Modena City Ramblers, anche voi avete partecipato a questa compilation dedicata a Dante, e, ecco, come ti sei approcciato? Beh, è stato particolare. Nel caso di io partecipo a questo disco anche grazie all'amicizia che mi lega Mauro Valenti, che conosco da tantissimi anni, i percorsi fatti assieme su Arezzo Wave. Partecipo a questo progetto con ben due gruppi, perché sono con Casa del Vento e con Modena City Ramblers. Qui Modena non avevamo tempo di fare un pezzo inedito, e mi ha mandato un pezzo già edito che si chiama Povero Diavolo, che ha la frase fatti non fosse per vivere come bruti, e a Casa del Vento invece abbiamo fatto un pezzo ex novo. E l'approccio con Dante è un personaggio così carismatico, così importante, così fuori dalle righe, che non può non affascinarti. Poi, specie noi toscani, un po' di Dante c'è ognuno di noi, cioè sicuramente siamo tutti dei nipotini di Dante, anche se a noi aretini non ci ha trattato benissimo, come ricorderai. Ci denominava botoli ringhiosi, che anche l'arno di girare spalle. Però sì, è un personaggio importantissimo, un personaggio che ci ammirano e ci invidiano da ogni parte del globo, quindi quando Mauro ci ha fatto questa proposta abbiamo accettato subito la sfida, e insomma siamo veramente felici di essere finiti in questo vinile. Il claim è appunto il Dante Rock ed essere rivoluzionari oggi, ma in che modo si potrebbe essere rivoluzionari? In campo musicale? Ah, in campo musicale è difficile, perché è stato veramente detto tutto, diciamo dal genere folk al genere acustico, fino al genere industriale, fino alle registrazioni dei suoni delle scimmie. È stato fatto veramente tutto, tanto che penso che sia davvero difficile essere originale, rivoluzionario, probabilmente anche essere originale dopo tanti anni di musica suonata. Ecco, questo è un classico esempio di musica da evitare, cioè di andare acceso durante le interviste. Mi scuso con l'inquieto pubblico, ma io credo che comunque nel campo musicale non è necessario essere per forza rivoluzionari. Penso che nel momento in cui ti fai la musica e sei fedele alle tue idee, fedele al tuo suono, fedele alla tua visione del mondo, già è una piccola rivoluzione. Oggi in particolare suoni con Finaz e Riccardo, tre chitarre, ma ci sono i Banda Bardot, ci sono i Modena City Ramblers, che sono un pezzo di storia della nostra musica. Senti anche questa importanza, questo peso addosso di rappresentare una memoria storica della nostra cultura musicale? Guarda, è bello e, come dire, è imbarazzante allo stesso momento. Cioè, ieri sera eravamo a suonare a Milano in un festival con tanti altri gruppi, con i Valanzasca, i Pancras, e le band più giovani guardavano noi, ci dicevano, come dire, come io posso guardare la PFM o le Orme, no? Come dei maestri, dei fratelli maggiori. E questa è una cosa che ci rende davvero, davvero il cuore pieno d'orgoglio. Teniamo conto che la band come le Modena City Ramblers, Banda Bardot, ma anche Mau Mau, sono band che sono attive ormai da 30 anni. Certo. Ci può stare che magari con il nostro percorso abbiamo influenzato più di un musicista. Ti ringrazio. Grazie a te. Fatto a te di la mare di qua sera, dal foce quasi tutto era là bianco, quello è mio specchio e l'altra parte nera. Quando Beatrice in sul sinistro fianco vidi rivolta e riguardarne il sole, e sì, come secondo raggio suole, a uscir dal primo e risalire in suso, pur come pellegrin che tornar vuole, così dell'atto suo per gli occhi infuso, nell'immagine mia il mio si fece, e fissi gli
gli occhi al sole oltre nostro uso. Meraviglia sarebbe in te se fossi tu assiso. Meraviglia sarebbe in te come a te. Sudwave, Dante Rock, Paolo Benvenu, come stai? Bene, 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 no, cioè, certo il confronto con Dante è veramente terribile, cioè, nel senso che certe altezze sono inesplorabili per me, però, perdonami, a livello di dialettica probabilmente sei quello che si avvicina di più a, diciamo, al concept della serata. Forse non te lo so dire, cioè, ho studiato, diciamo che io sono così, sono un piccolo bambino, la piccola vedetta lombarda che studia e poi per fortuna cioè, l'unica cosa lombarda è il fatto che sono una vedetta e che sono perciò senza fantasia, ecco l'unica cosa che mi accomuna ai lombardi è questo, poi il resto per fortuna l'ho pulito. L'ho chiesto un po' a tutti, come hai fatto tu in questo caso a tradurre il verbo di Dante in musica? Ho cercato dappertutto e poi visto che ciò che attanaglia gli esseri umani è sempre l'appartenenza e l'amore, ho pensato che il volo di Beatrice di Dante verso la Luna avesse un senso universale, per me lo aveva e semplicemente io non ho fatto nient'altro che mettere in musica, non ho cambiato niente del testo, era perfetto, perciò ho fatto 4 accordi e cercato di cantare, di scioglierli nel canto, con risultati pessimi come sempre, ma per me è stato molto utile. Pensando a qualcosa che possa essere rivoluzionario, anche cosa ti viene in mente? Qualcosa di... questa è una grande domanda, ma per me andare verso l'onomatopea come Young Signorino è qualcosa di rivoluzionario. Mi sarebbe piaciuto che fosse conscia questa cosa, è inconscia e perciò bene così, è rivoluzionario perché è completamente slacciato dalla volontà e questo forse è qualcosa di rivoluzionario. Mi piacerebbe di più che volontariamente uno andasse alla glottologia proprio per volontà, no? Cioè, torniamo non alla parola ma al verso che asseconda la prima parola, non sarebbe male. E questo in conclusione, e quindi mi fa ben sperare, aspetto il tuo nuovo disco. Sì, no, ma io adesso lo sto scrivendo e perciò arriverà, cos'è? No, marzo dell'anno prossimo, penso tra un anno, nel senso che per una serie di motivazioni staremo fermi, ma lo sto già scrivendo, ho già molte idee, troppe idee, perciò insomma cercherò di fare minimalisticamente un gran lavoro. Dalle fiamme, perduto in questo tempo. Mi resta l'orizzonte, cercare un altro cielo. Beatrice, ti ricordi il tuo vestito rosso? Vedo ancora il viso, il paradiso, attraverserò fiumi e monti fino al mare, se ti rivedrò curerò il mio dolore, i neri fanno tutto.
proteggono i più forti per farmi comandare. Non resta che l'esilio per la mia libertà. Ignavi opportunisti in questa mia città. La sete di potere stampata in viso. Attraverserò fiumi e monti fino al mare. Se ti rivedrò curerò il mio dolore. Quando scoprirò nuovi mondi all'improvviso, forse salirò dall'inferno al paradiso. Vedo ancora il viso, il paradiso. Casa del Vento per Dante, Dante Rock, come vi siete approcciati? Non è facile. No, non è per niente facile declinarlo, come posso dire, in una versione rock, la nostra è una ballata rock, diciamo. Ma era semplicemente in qualche modo descrivere un Dante dei nostri giorni, no? che in qualche modo avesse certe riflessioni in chiave personale e sociale, anche politico, nel senso che insomma alla fine descriviamo lui con le sue idealità, che può essere un ragazzo di oggi, se Dante aveva, noi citiamo sì, la sua Beatrice, che lui non ha mai veramente ha avuto una relazione con lei, no? Però lui l'aveva incontrato due volte e c'era questo amore platonico che è un po', diciamo, è stato l'elemento fondante di tutta la sua spiritualità amorosa, diciamo. E questo aspetto qui, insomma, pensare al dissidio di un ragazzo di oggi ci ha fatto un po' fare questo parallelismo con lui. Quindi una persona che in qualche modo vive, diciamo, un desiderio di un'armonia e che nello stesso tempo però non riesce, si sente frustrato e si sente in qualche modo insoddisfatto anche del contesto in cui vive. E quindi ci veniva in mente, ecco, il Dante, diciamo, che entra in dissidio con tutte le questioni politiche da Firenze, che lo portò anche ad esiliarsi. Quindi, però ovviamente non abbiamo fatto una canzone di didascalica, ma abbiamo tratto spunto da questa sua vicenda per raccontare un Dante dei nostri giorni, ecco, che in qualche modo si sente a disagio dove vive e che ha, insomma, queste sue idee legate all'amore e anche alla vita. A parte la bellezza di poter tornare a suonare dal vivo, è quasi una rimpatriata oggi, che ci sono un sacco di amici. Sì, assolutamente. Anche troppi. Sì, come detto, noi Casa del Vento, Modena City Rams, Mau Mau, Banda Bardot, abbiamo anche militato tutti nella Mescal, che è, insomma, un'etichetta storica, e quindi chi più chi meno ci siamo stati tutti in quelle etichette. Quindi sembrava quasi una riunione di lavoro e quindi è stato bello anche da questo punto di vista, umanamente. Allora, a parte la gagliardia della serata, cosa ci potrebbe essere di rivoluzionario nella musica oggi? Ma la musica forse non può cambiare le cose, però ha un grande potere terapeutico per le persone, per chi la fa e anche per chi l'ascolta, perché comunque tocca delle corde profonde. Io, per dire, stasera prima di andare nel palco insomma avevo determinate sensazioni, adesso proprio rimescolate tutte, no? Stare sul palco, avere il feedback col pubblico anche dopo tanto tempo è stato molto bello, anche un certo omaggio del pubblico della nostra città, che in qualche modo è venuto qui
ad ascoltare la musica che in qualche modo vi rappresenta, perché comunque noi siamo di qua. E quindi per questo è stato un bel elemento di contatto con le persone che ci mancava da un bel po' di tempo. Lunga carrellata di voci, personaggi rincorsi nei camerini, nel backstage del Teatro Petrarca di Arezzo. Ovviamente, come si diceva poco fa, con la Casa del Vento è stata una specie di rimpatriata, c'erano tantissimi amici e si respirava l'aria di un tempo. Però tra i nuovi, chi ha vinto appunto il contest di Dante Rock, c'è un giovane cantante che si chiama Golconda. Golconda, che ha vinto il contest, da dove nasce l'ispirazione e come è nato il progetto? Allora, la canzone nasce, diciamo, inizia a nascere, diciamo, ecco, muove i suoi primi passi in Erasmus in Spagna, dove ho questa ispirazione di Caronte come personaggio, quindi metto là tra gli appunti questa ispirazione per scrivere una canzone su Caronte. E poi arriviamo ad Arezzo Wave 2021 e insomma si propone appunto una canzone su Dante, e quindi insomma faccio 2 più 2, sviluppo questo tema e viene fuori sta canzone. Ma è iniziata la tua avventura artistica? Allora, inizia in realtà da tempo, nel senso già da ragazzino, diciamo così, liceo, così ho iniziato col rap, un rap sempre un po' alternativo, diciamo, no? Un po' tipo Caparezza mi piaceva tantissimo, ecco, per capirci. E se giochi in casa, perché a posto, sì, no, lui è proprio, sì, uno dei più grandi, insomma, che è tuttora, tra l'altro. E niente, quindi un rap sempre un po' alternativo, cantautorale a un certo punto, e poi dopo è diventato un cantautorato con un po' di rap che a un certo punto arriva, ecco. Mi dicono che sei velocissimo. questo è il retaggio rap, che appunto c'è, sia quando vado veloce, magari nel modo di scrivere, no? Il testo è molto denso, cioè c'è una metrica un po' serrata sempre, e sia tipo in Caronte, appunto, la canzone che tra l'altro è appena uscita e che ha vinto appunto Dante Rock di Arezzo Wave, lì insomma è proprio rap, ce n'è tanto. Sono Caronte e faccio il traghettatore, ma non nel senso che paghi un biglietto a ore. Il mio lavoro in effetti è particolare, ti trasporto ma non è che devi mica pagare. Per quello ci pensano altri, hai piani alti, se sei qui è perché l'hai fatta grossa, ormai è troppo tardi. Quindi non lamentarti per il viaggio e per i climi caldi, perché per quelli farei bene ad abituarti. Quindi caro politico, adesso capisci quanto sei ridicolo quando esibisci il tuo mos, graniti che tradisci l'anima di un cavernicolo. Che tu mi prometta una barca nuova, una donna nuda, abiti di moda. Questa roba mi dispiace, come non funziona. Se nella vita hai comprato tutto, adesso non puoi più. Apparivi ovunque, ma all'inferno non c'è TV, e non importa che tu ti senta un uomo rinato. Il tuo tempo è scaduto, adesso raccogli ciò che hai seminato. Che palle, un altro giorno di noia, la mia barca è più stanca di me, ma è una gioia. Chi c'ha più voglia di un lavoro così, di un lavoro così, chi c'ha più voglia. Che palle, un altro figlio di un boy, mi racconta di quanto è ricco, ma è una gioia. Chi c'ha più voglia di un lavoro così, di un lavoro così, chi c'ha più voglia. C'ha più voglia di stare qui, mi viene una barba bianca così. Mi toccano sempre casi umani complicati, molti irriverenti, altrettanti terrorizzati. La verità è che l'umanità vista da qua sembra il servizio della banalità. Mi sa proprio che aveva ragione Hannah Arendt quando parlava della banalità del male. Tutto questo convoglio di dannati, detto tra noi, sembra un gruppo di frustrati. Dall'ignorante ai colti, colti in fragrante, e ovviamente c'è anche il prete benedicente. Ha scoperto che l'abito non fa il monaco, che le parole non fanno i fatti, e di certo non proprio gli sconfitti. Costui serviva i ricchi, ergo sediti comodo, ti accompagno all'inferno. Che palle, un altro giorno di noia, la mia barca è più stanca di me, ma è una gioia. Chi c'ha più voglia di un lavoro così, di un lavoro così, chi c'ha più voglia. Che palle, un altro figlio di un boy, mi racconta di quanto è ricco, ma è una gioia. Chi c'ha più voglia di un lavoro così, di un lavoro così, chi c'ha più voglia. La mia è una vita. Dante Rock, Mau Mau, ciao Luca, come stai? In forma, grazie, ciao. Quanto è stato difficile tradurre in musica Dante? È stato difficile nella misura in cui ho voluto fare un lavoro ben fatto, quantomeno secondo me, e quindi mi sono praticamente riletto tutto l'inferno. Poi non sono andato oltre perché avevo già deciso che dovevo tirar fuori qualcosa dall'inferno. E quindi ho fra virgolette perso, in realtà ho guadagnato un sacco di tempo, perché ho recuperato quel testo meraviglioso che è La scuola ti fa odiare, ma e invece poi lo ami se lo rileggi. Sembrava di essere tornati indietro nel tempo al periodo Mezcal con tutti gli amici di quel periodo. Mancava solo la Mezcal.
Però siamo rimpatriati in qualche modo. Sì, no, beh, noi tra musicisti, come dire, ogni tanto ci incrociamo, adesso ogni tanto, Covid permettendo, però è sempre un piacere perché c'è un sono sempre delle carambate, quindi è bello questo. Parlando di Dante Rock, perché è considerato rivoluzionario, secondo te cosa ci potrebbe essere oggi di rivoluzionario in campo musicale? Ma forse in questo momento di rivoluzionario ci potrebbe essere il fatto di proporre della musica senza un secondo fine, mentre invece ormai siamo abituati ad ascoltare delle cose che se sei un pubblico distratto magari non te ne accorgi, ma se fai questo lavoro da tanti anni ti accorgi che certe cose sono costruite per non per fare pubblico a tutti i costi, perché non c'è la formula magica, però per tentare di fare soltanto pubblico a tutti i costi piuttosto che esprimere un'urgenza artistica che ti viene da dentro. Sarebbe sono sempre di meno quelli che hanno questa, partono da questo punto di partenza, e sarebbe forse rivoluzionario tornare a fare così. La tua carriera da solista, ma in Mamao cosa stai facendo? Ma io sto lavorando un album mio, un album molto fuori dagli schemi, diciamo, commerciali, ma non per questo non vorrei vendere milioni di copie di questo lavoro. E sono in un mondo molto western, un altro mondo. Partito da Carignano a Calcutta, un'altra vita, la sfida era allettante come un timbrule bollente, un gran ricevimento. Il cuore della giungla era impresa da giganti e peli di gran maestro, fotografo, scultore. Ulisse si dannava e peli ti ricordava, fatti non foste per vivere come topi. Vivere come topi, vivere come topi. Ma per seguire virtù e conoscenza. Cielo nella stanza, cielo nella stanza, cielo nella stanza. Ventagli, zanzariere, scorte armate. L'Europa coloniale era crudele. In quell'India d'Ottocento, paradiso e calvario ammantata da un mistero millenario. E tigri di Monpraceo nel regno dei serpenti, moscato e cardamomo, vermut per il nostro uomo. Come il verde malachite di un nebbioso burrone. E il vicere sudava, smaniava e gongolava, salutava gli invitati sotto ombrelli piumati, arrivati col battello, arrivati con il treno, caricati a peso morto sulla schiena massacrata di una casta certamente più sfortunata. Peliti gran maestro voleva strabiliare, Peliti esploratore, cito a memoria le sue parole. Fatti non foste per vivere come topi, vivere come topi, vivere come topi, ma per seguire virtù e conoscenza, virtù e conoscenza, virtù e conoscenza, battendo il ritmo di un treno che avanza. Questo lungo speciale dedicato a Sud Wave 2021, stiamo ascoltando, come ho detto prima, le voci dei protagonisti, ma i protagonisti sono state anche le band emergenti che sono arrivate da tutta l'Italia, e c'è stato anche un incontro con Dario Falcini, direttore di Rockit. È stato anche ospite Claudio Trotta, il patron della Barley Arts. Continuando questa lunga carrellata, questa è la voce invece di Riccardo Nori, chitarrista storico di Jovanotti, che ha composto tanti brani molto noti, potrei definirli così, e sul palco insieme con Francesco dei Modern City Ramblers e Finaz hanno proposto una performance molto particolare.
Ciao Riccardo, come stai? Tutto bene, alla grande. Il tuo lavoro importante con Jovanotti ha una notte speciale, no? Fatta di tre chitarre con insomma altri due compari, potrei chiamarli d'eccezione, dai Modena ai Banda Bardò, insomma, come ti senti? Mi sento bene, perché alla fine conoscendo questi ragazzi di Suono Nome, la passione per la chitarra ci unisce, e quindi alla fine siamo tutti molto legati da qualcosa che in qualche modo ci unisce. Poi tra l'altro abbiamo scoperto stasera che siamo tutti e tre del 69, e quindi cioè, è un anno che ci accomuna, e noi siamo contenti, l'anno della luna in qualche modo, no? E noi siamo sempre stati sulla luna, cioè con la testa sempre sulla luna. È una cosa bellissima, io credo che proprio alla base ci sia anche l'amicizia, non importa, appunto, avete fatto produzioni importanti, ognuno nel proprio campo e tutto il resto, però è bello ritrovarsi, no? Insieme, come se si fosse appunto in un pub, no, a suonare la chitarra insieme. Ma per noi, cioè, io parlo per me, però per me non cambia molto la dimensione di dove uno esprime la propria musica. L'importante è sempre avere a che fare con il proprio strumento, portarlo in scena e farlo con dei musicisti così è un onore per me, ovviamente, ma di fatto è sempre la rappresentazione dello spettacolo, no? In qualche modo, quindi quando noi montiamo sul palco non conta quanta gente c'è davanti, ma conta quello che noi riusciamo a trasmettere a queste persone, no? In qualche modo, quindi diciamo che noi non ci serve avere un grande palco, ci serve avere gli strumenti in mano e della gente davanti. Ecco, lo chiedo a te perché mi sembri la persona più seria tra i tre. Cosa farete esattamente con questo trio? Faremo una sorta di storia della musica, cioè, o perlomeno quello che c'è che a tutti noi ci ha appassionato quando abbiamo iniziato a suonare. Ovviamente tutti noi che siamo del 69 alla fine abbiamo avuto sempre le stesse influenze, no? Cioè, tutti noi abbiamo avuto le influenze che ci sono state, insomma, i Beatles, i Police e varie cose, quindi alla fine stasera in qualche modo ripercorriamo un po' le nostre origini. E poi ognuno di noi suonerà dei brani propri. Sarà nell'altro, dolce tempo mio, novello. Quando amore in terra, da tutti i cieli piove, e quando per questi solo in me appare. Quando per questi solo in me appare e non altrove, non altrove, no, non altrove. Suona il canto nella notturna attesa. Canzone svela di un infinito sogno. Il suono e il canto nella notturna attesa.
son di me, or che sarà nell'altro. Dolce tempo mio novello, quando amore in terra a tutti i cieli piove, e quando per questi sono in me appare. Non altrove, no, non altrove, non altrove. Non altrove. Ciao Petra, come stai? Bene, dai, bene, bene. A parte questa sveglia alle 4 di questi giorni, perché sono giorni di tour, di concerti, il resto va bene, la musica va bene, mi piace sempre, quindi va bene. Come avete, ecco, come vi siete approcciati, come avete deciso tu e Finaz di avvicinarvi in qualche maniera a Dante? Tu che sei ormai diventata un'ottima performer, ormai dal disco di Bowie, insomma, riesci a entrare, no, nei personaggi, nella musica, nelle parole, e tradurle poi a tuo modo. Come hai fatto questa volta? Beh, intanto con Finaz ci conosciamo veramente da tanti anni, prima ancora che lui entrasse nella banda, e per una storia strana lui è andato a vivere nella casa dove la mia famiglia ha vissuto 40 anni. Una sera l'ho invitato a una festa all'indirizzo della casa di mia famiglia, ci viveva lui, quindi roba del periodo dell'università, quindi primissimi anni 90, proprio tipo 89-90 credo. Comunque, a parte questo, qualche anno fa abbiamo messo insieme questo spettacolo che si chiama Equilibrismi, che è partito dal musicare testi di poeti futuristi come Marinetti e tanti altri, e da lì poi abbiamo cominciato anche a scrivere canzoni nostre. E quindi quando poi Mauro, che comunque è un grande amico sia mio che di Finaz, ci ha chiesto di partecipare a Dante Rock, abbiamo scelto ce l'ha chiesto, diciamo, singolarmente, però abbiamo scelto di fare questa cosa insieme, perché comunque è un dialogo. A me piace molto la dimensione del dialogo in musica. Con Ferruccio faccio un dialogo, con Aria Fantin, con cui è appena uscito il disco, è un dialogo, esatto. Con Andrea Dindo, con cui faccio un progetto su Kurt Weill, è un dialogo. Quindi mi piace molto la dimensione del duo, e quindi di fare questo Dante Rock insieme, e perché secondo me aveva anche un senso, secondo noi aveva un senso anche rispetto a quello che stavamo facendo e che stiamo facendo. E così ho scelto di ispirarmi alle rime petrose, perché mi chiamo Petra, e quindi certo. Tutto qua è semplice. Ma intanto Petra vuol dire roccia, quindi rock, io sono proprio nel nome, no? Nome, nome. Cosa c'è di rivoluzionario? Ma secondo me bisogna essere rivoluzionari nella vita, cioè rivoluzionari è essere quello che si è, perché in un mondo che ci vuole da sempre ormai omologati, non ne usciamo adesso, anzi adesso ci siamo ancora più dentro. Per essere rivoluzionari bisogna credere in quello che si è e portare avanti le proprie idee nella musica e nella vita. Ed era la voce di Petra Magoni, che ha duettato insieme con Finaz, ovviamente il finale del concerto, tutti quanti insieme sul palco per ricordare Ricketts. Infatti ho lasciato per ultima l'intervista, il suo intervento, quello di Finaz. Si parla di Dante Rock, si parla anche e ovviamente di Ricketts, che resterà sempre nei nostri cuori. Vi lascio con Finaz, la banda Bardot, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Carlo Chicco. Finaz Sudwave 2021, una edizione molto particolare in cui si parla di Dante, 700 anni. Ecco, voi partecipate a questa compilation, la posso chiamare così, che è uscita su vinile, un tributo in qualche maniera, abbastanza difficile in partenza, perché avete tradotto in musica un testo di Dante. Come vi siete approcciati tu e Petra? Ma guarda, in realtà Petra ha cercato, ha scartabellato appunto fra vari testi di Dante, appunto, e in realtà tutti si sono sempre, diciamo, un po' più concentrati magari su quello che è la Divina Commedia, chiaramente la summa, diciamo, del poeta fiorentino, e lei invece è artista particolare, come lo è sempre stato, insomma, si è più diretta invece verso le rime petrose, insomma, ho visto, essendo Petra petrose, cioè realtà, ovviamente ovviamente. E niente, chiaramente ha fatto una sorta di rilettura, cioè chiaramente ha reso diciamo cantabili delle cose che in realtà già avevano un loro suono, insomma, tutta la produzione di Dante ha un suo ritmo, rock anche in questa cosa qua.
E niente, praticamente poi quindi mi ha mandato questo testo, e su questo testo qua io poi ho confezionato quello che è la melodia e il cantato, e quindi poi tutte le varie, soprattutto quello che riguarda appunto la composizione musicale. Ci siamo confrontati, lei ha cambiato qualche cosa giustamente per riportarlo nelle sue corde, e niente, insomma ci siamo aggiustati un po' insieme, è nata questa cosa che ci piace molto e l'abbiamo presentata poi in anteprima a Parigi, appunto all'Istituto di Cultura, insomma presentando appunto in anteprima il progetto di Dante Rock, ideato appunto da Mauro. Esatto, Dante è appunto rock, considerato rock perché in qualche maniera a suo modo rivoluzionario. Oggi si scherzava un po' con tutti gli artisti, ecco, cosa ci potrebbe essere di rivoluzionario oggi in campo musicale? Ma guarda, secondo me siamo arrivati talmente avanti che oggi magari forse appunto essere rivoluzionario significa riscoprire invece vecchi valori, cioè riscoprire Dante significa essere rivoluzionario, cioè nel senso, non so, oggi vedo e saluto anche con simpatia i Maneskin, capito? Cioè che lui si veste come Frankie e sembra rivoluzionario, in realtà è la roba di 40 anni fa, la roba di quando noi eravamo piccoli, e chiaramente rivissuta con il suo gusto, con il suo talento, eccetera, eccetera. Per cui, secondo me, l'essere rivoluzionari è sì gettare il cuore oltre l'ostacolo, però avere anche piedi, affondare piedi appunto nelle radici vere della propria cultura, del proprio sapere, di quello che c'è stato. Quello, secondo me, ultimamente un po' manca. È stato quello di appunto di guardarsi indietro. Noi quando eravamo piccoli ascoltavamo tutta la musica, cioè sia la contemporanea sia quella indietro. Le nuove generazioni invece scoprono che un po' si fermano un po' a quello che è ora, perché cioè, le tendenze ci sono su Spotify, su queste cose qua, non vanno tanto alla ricerca di cose vecchie, per cui a volte uno gli presenta qualcosa di vecchio e sembra chissà quale rivoluzione. In realtà, se noi pensiamo alla grande rivoluzione nella musica pop, sono stati i Beatles in realtà sono nati parafrasando quello che era la musica del decennio precedente, degli anni 50, per cui insomma, secondo me essere dei Gianno Bifronte, cioè nel senso guardare quello che c'è stato, quello che siamo noi e quello che potrebbe essere, quindi rivisitare, questa è la chiave secondo me dell'essere rivoluzionario, insomma nessuno nasce da niente, insomma, o come dire a Napoli, non si nasce imbarato. Come io mi rifaccio ai miei miti, cioè chiaramente, certo. Cioè, mio mito è Jimi Hendrix, però sono bianco e non ho capelli, per cui non gli posso assomigliare più di tanto, però appunto, cioè, nel senso, loro hanno fatto quello che veramente sentono, quello che gli piace, cioè quando gli hanno proposto Sanremo, loro hanno detto sì, andiamo, ma andiamo con un pezzo nostro, non andiamo a fare la Sanremata, capito? Cioè, per cui massimo rispetto veramente, e quindi per questo sembra rivoluzionario, perché sono genuini, la genuinità, la spontaneità e la coerenza secondo me sono rivoluzionari. Questa edizione è ovviamente, dico, dedicata a Enriquez, Enrico che insomma porteremo sempre nel cuore, da Firenze a Bari era amico di tutti, quindi è molto bello che si debba ricordare. Eh beh, certo, sicuramente questo è una cosa che per me, per Nuto appunto che partecipiamo a questa edizione, è una cosa che ci tocca particolarmente, però la cosa che ci dà forza è che come appunto gente come te, gente come Mauro, come gli altri musicisti, come Riccardo, come Moneti, Modena, tutti quelli che partecipano, Petra e via dicendo, lo stesso Elio lo ha ricordato appunto, e quindi con simpatia, con gioia, e quindi diciamo che se la gente ti ricorda con così tanta gioia, così tanto affetto, in realtà non si muore mai, ecco, questa è un po' la lezione che dobbiamo imparare, è proprio questo, insomma, cioè noi siamo ciò che lasciamo, la nostra legacy diciamo è questa, per cui Enrico ci ha lasciato tante belle cose e continuerà a vivere nella sua musica, nei ricordi, negli abbracci, nei sorrisi e in tutto quello che ha fatto. È giunto il momento di fare una canzoncina di quelle belle, tranquille, riposanti, proprio tranquille. Attenzione.
odio il pigiama e vedo. Fermo un giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede sul motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e la. Carbone e follia, se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità, e attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Visto che abbiamo quasi finito, ne approfittiamo per baciarvi tutti e tutte, che lo vogliate o meno. Vi cospargiamo di affetto e di sudore alla pari. Vi ringraziamo per essere stati sorridenti, per aver partecipato così tanto. Mi raccomando, quando uscite ci sono i banchini di Emergency, di Amnesty, eccetera. Mi raccomando, non cambiate. E mi raccomando, rimanete indipendenti. Ciao, un bacio a tutti dalla banda Bardo. Attenzione, concentrazione. Ritmo e vitalità, non si sente niente, attenzione! Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità, attenzione!